a tutti, guerrieri e guerriere Sailor, io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Benvenuti in questo ultimo video del 2017, domenica 31 dicembre 2017. Oggi sono un gran fan di Sailor Moon, però oggi non parliamo di Sailor Moon. Vi faccio un po' la mia sintesi del 2017 su YouTube, ovviamente, e le cose che vedrete nel 2018 attraverso il canale. Allora, è stato un po' un anno, un po' il mio secondo anno, perché io ho iniziato nel 2016. Questo secondo anno sono riuscito ad arrivare ai 500 iscritti. 500 iscritti, sono arrivato, sono contento, perché non credevo che in due anni, quasi due anni, un anno e mezzo, riuscivo ad arrivare ai 500 iscritti. Io sono molto contento, anche a Natale mi avete fatto un regalo con le iscrizioni, anche in questi oggi, che è l'ultimo giorno del 2017, perché io credevo che quando iniziai il canale, che il mio canale, essendo Sailor Moon Fans, da qui entra, da qui esce, invece si è dimostrato che ci sono persone che apprezzano i miei video, diciamo tutti così. Questo secondo anno, cioè il 2017, al canale YouTube ha portato anche da agosto la nascita di un blog che si chiama Il Mondo di Sailor Moon, Sailor Moon Fans, ora non mi ricordo, un blog mio personale dove io ho aggiornato oggi, devo aggiornare anche altri due post, sì, si dice così, però poi alla fine, quando c'è tempo, così. Il mio capodanno, come sapete tutti, è in casa. Io e mia madre, forse, io e mia madre e Siria, la mia cagnolina, siamo tutte e tre. Da anni è la tradizione mia quella di fare i capodanni a casa, perché appunto non ho amici, ho pochi amici, e non avendo la patente non posso spostarmi. Mia madre è come una bambina, credetemi, purtroppo piangeva perché mia sorella mi aveva invitato, però poi ha cambiato programma, cioè mia sorella mi voleva portare a una parte, però è stato cambiato il programma, quindi mia sorella ha fatto altro, perché adesso sta fuori Firenze. E quindi voleva piangere come una bambina, perché diciamo mi lasciate da sola qui in casa, e alla fine purtroppo è così, mia madre è come una bambina, purtroppo piange per tutto, anche per queste stupidaggini, però come ho detto, non avendo amici, questo 2017 a parte il blog ho visto, mi ha rafforzato anche l'amicizia con i ragazzi del Sailor Team, ragazzi che ho conosciuto su YouTube, e la nascita di un altro canale che è gestito insieme da un mese e mezzo, e gestito insieme a Framore Matecella e Luca Metabrixia, cosa che mi è stata proposta da Framore Matecella. Ero un po' scettico all'inizio nel secondo canale, però alla fine ho accettato e ho visto che i miei video non è culinari, non è affrontare che, però in quel canale io farò delle cose diverse che non porto qui, per esempio i ricette culinarie eccetera eccetera. E a parte questo, il 2017 mi ha fatto portare altre cose a gadgetistica a livello di Sailor Moon, Funko, come appunto avete potuto vedere c'è anche sopra la Mystery Box di dicembre 2016, Natale Nero della The Fan Box. E a parte questo, perché è la mia seconda The Fan Box, perché la prima fu quella di giugno di DC vs Marvel. Maggio 2017 mi ha portato questo tirocinio lavorativo, che in realtà non è un lavoro ma è un tirocinio, che è un gettone di presentazione di 300 euro messo da
persone come assistenza sociale, che purtroppo in Italia non si riuscirà mai a trovare lavoro, che io avevo già fatto 8 anni per... no, sì, avevo già fatto, però era più, il gettone era più basso, 10 euro, per 8 anni, in un'altra parte, non era, in un altro ambito, secondo queste persone, dovrei stare 2 anni in questo supermercato, in questo piccolo supermercato, non è un grande. Purtroppo già sto iniziando ad avere stanchezza di essere usato dalle persone, non maltrattato, usato ingiustamente, perché io ho 32 anni e non posso campare in questi gettoni di presenza. Io devo aiutare mia madre qui in casa con le spese, io i gettoni è una miseria, perché qui in Italia purtroppo è così. Centri impieghi non ne parliamo, perché sono ancora peggio, persone incompetenti al lavoro. A parte questo, e torno a parlare di YouTube, chiusa parentesi, perché a me non mi piace parlare di quell'argomento lì che stavo parlando. YouTube, questo 2018 inizierà con altre cose nuove. State vedendo più DLC, ultimo momento è stato avete visto oltre a video legati alla DLC Comics o a Batman. Ci saranno su Sailor Moon Fans altre cose, anime e manga, per esempio la rubrica del sabato. In futuro ci saranno anche altri manga, penso di sì, oppure le Funko Pop, una regalata dalla fanbox, quella di Batman, e quella regalata dai miei amici Sailor Mars. Più in là vedrete altri Funko in arrivo. La collaborazione, che ovviamente io la chiamo collaborazione, ma in realtà io pago con i soldi di tasca mia, mi dovrebbe arrivare, ora penso, metà gennaio, dopo la Befana. Penso dopo la Befana, un altro pacco da Moon Planet Shop, da Moon Planet Shop a livello di gadgetistica di Sailor Moon. Quindi di là, dietro, ci saranno altri gadgetistiche, diciamo così. E poi io sto continuando a leggere questo primo volume di Magic Knight Rayalt, perché una parte non riuscivo a capire, non sono riuscito a capire una parte della storia. Allora, avevo dei piccoli dubbi, ora con le feste è un po' sospesa questa cosa, e poi inizierò a leggere il secondo volume. Nel 2018 ritorneranno ogni lunedì i video dedicati alle review dei dal quarto volume al settimo, più l'otto che è il finale. Sto parlando del manga di anime Love Midnight di Kaoru Tade, in Italia conosciuto come Kiss Me Licia, che adesso con le feste ho sospeso. Poi vedrete più in là anche altre cose, farò dei video anche di altre cose. Tornando al discorso dei soldi, avendo questo tirocinio e questo, purtroppo, questi 300 euro, non posso fare abbonamenti mensili alle alle mystery box straniere, come Loot Crate, One Up Box, penso si pronuncia così, quella scatolina verde e blu con le scritte bianche, Candy Kawaii Box anche, perché sono tutti abbonamenti mensili e io purtroppo non posso sempre non posso usare questi soldi, perché a volte mi tocca usarli in casa, questi soldi, per aiutare
tra bollette del telefono, perché l'assistenza sociale ora non il telefono non danno aiuto economico per le luci e le bollette. Ultimamente un'altra assistenza sociale è venuta incontro a mia madre, e penso dal 2018 qualche aiuto a livello economico ci sarà, mentre il telefono purtroppo è un bene e quindi non viene visto come luce e gas, e quindi mi tocca prendere da me, da i miei soldi del tirocinio, dai miei soldi del tirocinio appunto, a pagare la bolletta. E stavo dicendo, la The Fan Box è l'unica mystery box italiana, ma anche di tutto il genere, di che non è un abbonamento mensile, ma tu paghi solo quel tot, 27 euro e qualcosa, 27,90 penso, e quindi mi conviene prendere quella. Infatti a gennaio, metà gennaio, vedrete un'altra mystery box, la prima mystery box del 2018, Technology il tema. Vedremo cosa uscirà, perché da gennaio 2018 ogni mese io nel canale vi porterò una mystery box, cioè la The Fan Box come mystery box. Ho visto che lo speciale dei 400 iscritti, quella di giugno, e quello di Natale di The Fan Box di dicembre, un po' di visual l'ho vista, quindi piace molto, perché con la della Fan Box compaiono i Funko, quindi è la cosa che mi piace di più appunto, assolutamente le Funko, anche di personaggi Marvel, però dipende, Marvel non tanto. Comunque poi vedremo nelle attuali, cioè nelle prossime mystery box a partire da quella di gennaio, vedrò gli oggetti che non mi piaceranno. Quando arriverò ai 600 iscritti ci sarà un giveaway in cui il vincitore o la vincitrice vinceranno questi oggetti, che saranno raggruppati, perché adesso voglio portare anche un giveaway quando arriviamo ai 600 o 700 iscritti. Non è detto i 600, però 700, 600, 700, 800, 900, 1000 iscritti, non lo so, perché 1000 iscritti penso sarà un'altra cosa che non posso svelarvi quale mi si tratta. Spero che le mystery box vi piacciono, perché appunto quella mi è piaciuta, quella di dicembre è uscita la Blade di The Star Wars, la Funko Pop di Batman, comunque mi piace, mi è piaciuto. Ah, quello non è una, quel pacco non è una mystery box, non è niente. Allora, quello doveva essere un regalo per mio fratello, ma è un microonde. Mio fratello, no, essendo troppo grande in dimensione, questo microonde alla fine tocca prenderlo noi qui. Quindi abbiamo due microonde, uno piccolo da tanti anni, e quando mia madre vuole prendere, cioè vuole mettere questo microonde, quando si romperà quello che stiamo usando, quindi essendo anche della, sì, lo vedete, comunque è una marca, non voglio fare pubblicità, quella dei telefoni Samsung. In realtà era un regalo di Natale per mio fratello, per purtroppo non è possibile lui le misure. A parte questo, spero che le mystery box vi piacciono. Poi ci saranno come un Planet Shop anche gli acquisti dei manga dei 5 archi di Sailor Moon, quello il secondo e il terzo, e quindi eccetera eccetera. Bene, quelle di Guerre Sailor, io vi do anche gli auguri di questo buon capodanno, e spero che questo 2018 vi porta molte cose positive. Da Facebook a Telegram troverete tutti i miei contatti. Il canale Sailor Moon Fans è affiliato ad Amazon, il secondo canale è Random Tuber Boys, i ragazzi di Sailor Team nell'info box troverete i loro canali, da Chiaraccio a Framorbat Channel. Guerriere Sailor, noi ci vediamo domani, penso, con un altro video, non so, però ci sarà un video speciale come questo qui. Ciao ciao!